Carissime amiche ed amici, allegria, benvenuti a questa nuova recensione sul tubo del dilettante dello svapo. Innanzitutto vorrei parlare dell'affare Svapo Web. Il sito è stato riaperto, sono stati tolti i sigilli, adesso all'interno il patron insieme a tutti gli impiegati e gli operai stanno spolverando le boccette di liquido, tutti gli atomizzatori, per uscire fuori con la nuova riapertura, dopodiché andremo tutti a comprare su questo sito. Quindi, coloro i quali hanno portato iela oppure hanno fatto delle bischerate contro questo sito sono rimasti fregati, perché volevano lanciarsi come l'avvoltoio quando trova la carogna, no? Allora si lancia e poi spolpa la carogna, ma loro non sono riusciti, perché nel momento in cui sono decollati, al momento di raggiungere la carogna, sono rimasti fregati, perché è stato assolto con formula piena e non ha commesso nessun reato. Addirittura Svapo Web è stato reinserito nell'ANAFE, questa associazione di imprenditori dello svapo, dopo che era stato cacciato. E adesso chi rimborserà per i mancati introiti Svapo Web in questo periodo di chiusura? Non lo sappiamo, ai posteri l'ardua sentenza. E coloro i quali non hanno dato solidarietà a questo sito, voglio dedicargli questo. Per tutti voi che siete stati contenti per la chiusura di Svapo Web, vi dedico questo. Tutta quanta per voi, perché ricordate che è sempre il bene che vince e il male che perde, quindi anche questa volta avete perso. Ed ora iniziamo con le recensioni di oggi. Sigla! Quest'oggi parleremo di due tabaccosi, uno dei quali è dentro un barile, ovvero la ditta Barrel Oil con 01. Questo sembra un contenitore, quelli che stanno dai meccanici, che contengono l'olio, e all'interno ci sono due boccette da 10 ml di questo Barrel Oil 01. Ce ne sono vari tipi, c'è persino uno che ha il simbolo del maggiolino, vi ricordate il film Il Maggiolino Tutto Matto? E uno ha questo simbolo del maggiolino. Allora, noi andiamo subito ad assaggiare lo 01. Dall'analisi olfattiva sentiamo che è un tabaccoso, si sente una nota leggera di R4. Noi andremo a svaparlo con Just Fog S14 e Nitrous, il stick 10 watt. Andiamo subito con la prova di svapo. Una svapata a te, a umma umma we, una svapata a me, a umma umma we we. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, come è ridotto quest'uomo per te? Agata, tu mi tradisci, Agata, tu mi capisci, Agata, tradisci, stupisci, come è ridotto quest'uomo per te? Allora, dalla prova di svapo, assaggiamo che questo 01 contiene una nota di tabacco R4, una nota di Virginia e una nota di Barley. È un tabaccoso molto forte, addirittura un pochettino disgustatore, perché ha un sapore troppo, ma troppo violento, e le papille gustative soffrono molto. Per coloro ai quali piacciono i tabaccosi che smettono di fumare, possono anche gradirlo, però a me, sinceramente, mi nausea un pochino. Questo Barrel Oil 01. E adesso andiamo con il secondo liquido della giornata. Sigla! Il secondo liquido lo produce la Blanfield, del maestro dei liquidi Renzo, che produce questo Gold Tobacco in cartoncino, e all'interno c'è una boccina in vetro ambrato da 10 ml con contagocce. Gold Tobacco, c'è un pianoforte, dovrebbe essere una sinfonia di tabacchi. Noi andremo a svaparlo con Nitrous Mini e il stick 20 watt. Una svapata a me, a umma umma we, una svapata a te, a umma umma we we. Honey, boom, 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 sugar, sugar,
honey, sugar, sugar, honey, sugar, sugar, honey, honey. Allora, dalla prova del sbavo cosa sento? Questo veramente sembrano le tabacche, le foglie di tabacco che voi mettete ad asciugare al sole e prende il color oro, vedete, il color oro, e si sente un sapore di tabacco Virginia con il miele, sì, honey, perché ho cantato una canzone honey sugar sugar? Perché questo è un tabaccoso al miele, il gold tobacco. Si sente proprio il sapore del tabacco Virginia, delle foglie di tabacco Virginia asciugate al sole, con questa punta di miele che lo rende un tabacco molto piacevole per lo svago giornaliero. Quindi il Barry Loyal, posso dirvi che mi ha un po' disgustato, però lo potrete abbinare con, per esempio, delle succulente pietanze a base di cinghiale, a base di prosciutto di cinghiale, di salsicce. Potete fumarvi lo 01, svaparvi lo 01 della Barry Loyal. Mentre questo della Blanfield, questo Gold Tobacco, è indicato per i momenti di relax. Quando mangiate un po' di frutta, quando prendete dopo il caffè, allora potete svaparvi bene tranquillamente questo Gold Tobacco della Blanfield, del maestro dei liquidi Renzo Blanfield. Voglio puntualizzare che questi due liquidi non mi sono stati regalati, ma li ho acquistati, esattamente questo su SOS Smoke e questo sull'angolo dello svapo. Tutto questo per la precisione, perché io sono tassonomico e non nozionista, quindi devo dirvi proprio le cose come stanno. Ringrazio tutti quanti coloro che si sono iscritti nel mio canale, che mi seguono con tanto affetto, io ringrazio con tanto amor, e andremo avanti con la recensione, pian pianino. Adesso attendiamo la riapertura di Svapo Web per fare degli acquisti. Per il momento io vi saluto e vi do un arrivederci, perché questo è un arrivederci, non è certo un addio. Ciao ciao a tutti, un abbraccio. In questo numero di cover...